È stato presentato il bilancio sociale di AESA Impianti SPA in collaborazione con i ragazzi del liceo classico e musicale Francesco Petrarca. Il bilancio sociale dell'azienda, un'azienda ovviamente prevalentemente di proprietà dei cittadini in sostanza, che è particolarmente positivo ed avrà degli sviluppi proprio anche con il nuovo piano industriale dell'azienda stessa, altrettanto positivi in quanto con l'inaugurazione di Verde 70 e quindi l'incremento del compostaggio, nonché della linea energetica e la produzione di biometano e da qui a pochi anni anche la vera e propria fabbrica di materia con un recupero integrale, quindi una chiusura di questo ciclo virtuoso del recupero e addirittura dello smaltimento degli scarti delle raccolte differenziate. Ancora una volta viene ribadito che i giovani sono il presente e il futuro di Zero Spreco. Sì, perché questa diciamo, realtà deve essere assolutamente integrata nel territorio e lo è con queste iniziative green che si ripercuotono positivamente sui cittadini, sulla città di Arezzo, ma lo diventa anche proprio con le scuole di tutte, diciamo, tutte le fasce di età, cominciamo dai bambini più piccoli delle elementari con la cucina degli scarti, fino ad arrivare, diciamo, all'utilizzo in questo bilancio sociale dell'apporto delle scuole superiori che hanno contribuito proprio alla redazione creando dei QR code, un'impaginazione particolare, delle foto particolari e nonché poi l'intervista ai membri del consiglio di amministrazione e quindi è un coinvolgimento per diffondere, conoscere e portare nelle famiglie le buone pratiche e quindi una modalità, diciamo, che guarda verso il futuro ecosostenibile, ecocompatibile.